Questa è la dodicesima manovra che vedo in Parlamento e tutte le manovre hanno avuto difficoltà, problemi, confronti dentro la maggioranza, tra maggioranza e opposizione. Noi stiamo discutendo, alla Presidenza del Consiglio sono in corso alcune riunioni per perfezionare i dettagli della manovra rispetto agli emendamenti sia dei parlamentari che del Governo, per cercare di accogliere il più possibile le richieste che arrivano soprattutto sul fronte di natura sociale, perché questo è un paese che sapete ha un grande problema di disuguaglianze e per lavorare sul fronte, diciamo così, del rapporto con l'impresa. Diciamo che se io devo essere dispiaciuta di una cosa è che qualcuno ha incominciato a raccontare che questa è una manovra di tasse. Qui ci sono già così, senza interventi di modifiche, ci sono 26 miliardi in meno di tasse. Cioè, se non c'era questo governo, okay, gli italiani avrebbero pagato 26 miliardi in più di tasse, di cui 23 di IVA e 3 di tasse sul lavoro dipendente. Poi è ovvio che ciascuno ha, diciamo così, delle sensibilità che è giusto che vengano espresse dentro ad una maggioranza di governo. Credo che nelle prossime ore ci sarà tutta la possibilità di sistemare le cose con calma, con tranquillità, con lucidità. Come dicevo, sono in corso delle riunioni, più riunioni di natura tecnica e di natura politica alla Presidenza del Consiglio. Io sono convinta che gli obiettivi fondamentali di questa manovra siano due, più importanti di tutti. Primo, un importante impatto sulle persone che hanno i redditi più bassi. Secondo, una forte spinta verso la riconversione ambientale, verso la sostenibilità ambientale, perché non si possono solo dire queste cose, queste belle parole che vanno di moda, ma bisogna anche farle. E dentro a questa manovra ci sono delle misure orientate a questo. Questa è l'anima della manovra.